Ed eccoci qua in prigione. Poverato. No, vabbè, veramente temporaneo, anzi, lui ci dà una mano, sta dando una grande mano il nostro Igor. Ok, vabbè, l'episodio scorso abbiamo continuato a potenziarci per quanto è stato possibile. Con un po' di perizia, più che altro fascino, un pochino di conoscenza, un po' di coraggio, un po' un potenziamento generale. Poi però alla fine mi sono, anche se mancavano 6 giorni, ho detto ma sì, dai, entriamo in sto palazzo. E ora abbiamo praticamente acquisito la possibilità di fondere più persone. Infatti ho fuso Arsène con Pixie ed è venuto fuori lui praticamente, Agathion, che è una persona più potente di quella che avevamo prima, certamente. Quindi adesso niente, adesso dobbiamo parlare con Igor che ci ha istruito su sta cosa, vediamo cosa ci dice. 随分と余裕がおありで。 È venuto l'essenza di velluto, ho bisogno di qualcosa oggi. Crea nuove persone. Registro del prigioniero. Registra evoca persone. Giustino, omae no tantou da. Vedi evoca persone. Registra persone. Spiegazioni. Vedi evoca. Etsuran nasai. Cos'è? Ah, pagandolo possiamo rievocarlo, Arsène. Però a livello 1, ovviamente. Eh beh, sono. Questa ce l'abbiamo già. Papessa, imperatrice. Vabbè, non lo so. Registra persone. Registra Giacolante. Registra, in che senso? Aspetta. Spiegazioni. Registrare le persone. In questo registro del prigioniero. Puoi registrare il nome e le abilità attuali della tua persona. Da lì in poi potrai evocare quella persona in base al suo stato registrato. A un prezzo modico. Ah, devi ringraziare il nostro padrone per questa abilità. Da adesso registrerò in automatico tutte le persone non registrate che mi porterai. Inoltre posso sovrascrivere le persone registrate con le ultime abilità se lo desideri. Puoi effettuare registrazioni gratis e in ogni momento. Tuttavia, per evocare una persona dovrai pagare una commissione proporzionale alla sua potenza. Sfrutta questa funzione con la saggezza durante la riabilitazione. Ok. Ah, beh, allora registriamo. Beh, la registrazione è gratis, no? Sì. Procediamo. Mi avete richiesto cancellato la vecchia registrazione della tua persona in favore di quella nuova. Né altre persone che devono essere registrate, ok. E poi se mi serve la evoco. E il prezzo varia, mizia, in base alla potenza, quindi vabbè, ok. Ok. Crea nuove persone. C'è comunque la spiegazione, questo è ottimo. Fusione persone. Fusione per risultato. Che vuol dire fusione per risultato? Silky, vabbè, queste non le possiamo evocare. Incubo. No, 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 che okay. No, no, ah, mi dice per fare incubo ci vuole il bicorno più Agathion, quella nuova. No, no, no. Fusione normale. Ah, è quella dove scelgo io praticamente. Scusa, se io faccio Jack-o'-lantern. No, non possiamo. Ah, vedi che col bicorno posso fondere e formo Sakimitama, però di livello 6 non possiamo gestirla. Ok. Sì, ok, fusione per risultato praticamente è una fusione, diciamo, guidata, cioè ti dice cosa ti serve per fare tot. Ah, vedi? Lo dice, è un metodo, cioè un menu diverso per arcano, per livello. Ok, no, però non possiamo fare nulla qua adesso. Ok,
Cosa vuoi fare, prigioniero? Già in partenza? Voglio parlare. Devo parlare con Igor. Ah, se devi parlare con Igor, ok, fa così. Voglio tornare indietro allora. Fai ritorno al tuo fugace tempo per riposare? Per riposare. Però non stavamo dormendo. Qualcosa non va. Sei rimasto lì impalato per tutto d'un colpo. Ai miei compagni è sembrato che fossi immobile. Perché ti metti a fissare il vuoto così? A volte è davvero difficile capire a cosa pensi. Diciamo che è un uomo di grande intelletto, sì. Contiamo su di te, Joker. Ok. Allora, dove iniziamo? Andiamo alla safe room della volta scorsa. È al primo piano dell'edificio ovest. È abbastanza vicino al solito ingresso. Dovrebbe essere un buon punto di partenza. Safe room? Safe room? Sì, vabbè. Capirai tutto quando la vedrai, forza. Diamoci da fare, segui noi, non ti preoccupare. Ora puoi usare il viaggio veloce. Apri la mappa con R1 e seleziona una safe room già visitata per raggiungere all'istante. Puoi anche tornare rapidamente da una safe room verso l'ingresso del palazzo. Puoi usare il viaggio veloce solo in questi due luoghi. Ah, ok. Puoi ricevere aiuto dagli alleati attraverso la Guild dei Ladri e essere disponibile quando ti infiltri nel metaverso mentre sei connesso online. Vista la sua efficacia nel fronteggiare numerose situazioni disperate, puoi chiedere l'aiuto della Guild dei Ladri solo un numero limitato di volte. No, ma guarda, non ci sono svantaggi nel ricevere aiuto, perciò non farti scrupoli quando ti trovi nei guai. Ho disattivato la connessione, perché l'altra volta alla fine non andava, quindi vabbè, vabbè. Uscita. Ah, all'entrata c'è, se vuoi, la stanza di velluto. Ok. Andiamo alla safe room, sì. Ho detto quella dell'altra volta. Quella dell'altra volta era qua. Se non sbaglio, sì. Ho detto forse adesso. Che problemi ha questo posto? Un vuoto nella cognizione, una safe room per così dire. Sì, ma non ho ancora capito. Oh no. Ma... Non ho capito bene i dettagli, ma penso sia un posto dove le ombre non possono trovarci. Non pensavo che esistesse un posto del genere qui. Allora, che facciamo in questa safe room? Salviamo. Una pausa. Oh, e possiamo anche discutere di varie cose. Quindi questo luogo serve a riposare e a creare piani, ricevuto. Allora, penso che riposerò un po' qui. Fammi sapere quando siamo pronti a muoverci, Joker. Nel safe room puoi consultare la tua squadra al tavolo centrale. Scegliendo parliamo, potrei parlare con i tuoi compagni dei progressi fatti nel palazzo e di come se la sta cavando la squadra. Ah, giusto, la discussione della safe room mi ha ricordato. Questo è per te. Kit energetico S. Puoi usarlo solo in luoghi sicuri, ma farà sparire tutta la stanchezza dei combattimenti precedenti. Deciderai tu quando usarlo. Assicurati che sia il momento giusto. Alcuni oggetti, come flebo curativa, possono essere utilizzati solo nelle safe room. Puoi fare uso di questi oggetti entrando in una safe room e selezionando consulta. Le aree in cui è possibile utilizzare questi oggetti sono limitate. Tuttavia hanno un notevole potere di guarigione, quindi fanne uso in caso di emergenza. Cosa vuoi fare, Joker? Parla con i compagni, vediamo. Di cosa vorresti parlare? Come sta il gruppo? Posso continuare? Credo che anche gli altri stiano bene. No. Ci restano 6 giorni. Siamo a corto di tempo, dovremmo provare ad avanzare un po', anche se è rischioso. Dora? Vuoi parlare di qualcos'altro? No, continuiamo a esplorare, dai. Già. Andiamo. Allora, prima
salverei. Salverei. Ok. E adesso mi ci ha detto che mancano 6 giorni, quindi anche qua dentro, cioè non so, io di primo acchito ho pensato magari questa missione si svolge appunto in un giorno solo, mettiamo. Però boh, non lo so, a sto punto non lo so, magari dobbiamo stare dei giorni qua dentro, non saprei. Cosa dice Anna? A volte faccio ancora fatica a credere che tutto questo sia vero. Vabbè. Comprensibile. Una safe room perfetta come base durante un'indagine. Va bene. Allora usciamo. Ok, ora di... sì, direi anche di sì. Allora. Però non ci dice. Aspetta, qua noi non siamo andati. Ovviamente. Oh. Non abbiamo idea di cosa ci aspetti più avanti. Ecco, prendi questi. Questi splendidi strumenti sono approvati dal sottoscritto. Usali bene, d'accordo? Muro di fumo, cocktail moto, spray congelante, palla evanescente. Prendi quadrato mentre esplori il metaverso per usare complice, che dà accesso a varie funzioni utili per la tua esplorazione. L'autoguarigione sfrutta le abilità curative dei compagni su tutto il gruppo. Ricordati però che gli SP richiesti verranno ugualmente consumati. Puoi usare gli strumenti di infiltrazione come il muro di fumo per fuggire in fretta dallo scontro. Questi strumenti ti daranno un vantaggio in battaglia. Va bene, qua ci sono 2 guardie però, attenzione. Ma io però voglio tipo... voglio colpirle, voglio fare le imboscate. Così gli frego eventuali poteri. Questa non ce l'ho. Fior di forca. Questa... l'avevo già colpita, però non abbiamo, non sappiamo le sue debolezze. Ma essendo una pianta, secondo me è debole al fuoco. Allora, proviamo. Abbiamo questo. Usiamo... esatto. Esatto. Vai, vai. Allora, ti prego, salami, non dirò una parola, Rekamoshita. Aspetta, donami il tuo potere. Vuoi parlare? Col cavolo, non cederò il mio potere a uno sfigato come te. Ehi, mi hai fatto male. Oh, e adesso che faccio? Mi resta la cicatrice. Ma io ci ho fascino. Vai dal chirurgo plastico. Ti chiedo scusa. Ehi, fai attenzione, ok? Ho la pelle delicata. Perché tutto questo interesse nei miei confronti, a ogni modo? Accetterò di uscire con te, ma solo per oggi, senza impegno. Ho già un sacco di impegni, senza impegno. Se ti fa piacere, vediamo. Oh, wow, sembra che tu conosca le buone maniere, dopo tutto. Mi ricordi un po' me stessa. Aspetta, parlare con te mi ha fatto ricordare una cosa. Non sono un'ombra, ok, sì. Questo è la frase uguale per tutti. Io sono Mandragora, cioè dopo tutto io sono te. Spero che andremo d'accordo. Vai. Ecco, teniamo più persone possibile, che poi le fondiamo e le facciamo di nuovo più forti. Ok, attenzione perché qua ce n'è un'altra. Aspetta. Merda. Oh, vai. No, l'ho presa un po'. Un po' così. Pixie ce l'avevo, ma non mi interessa, direi. È debole al ghiaccio e a... ok, ai proiettili, quindi io andrei di puntarma. Ok. Stop. Allora, facciamo assalto. Ok, ma quanto danno. Stessa cosa. Ha 3 munizioni. Merda, l'ha mancato.
Ok. Ok. Tocca ancora a lui. Ah, no, ha zero munizioni. Lui che persona aveva? Lei resiste al fulmine. Debole al ghiaccio. Ma magari riesco a farla fuori, no? A fondo. Proviamo. Aspetta però. Ah, però vedi? Con l'affondo ci togliamo un po' di vita. La cosa mi sa che non ci ho fatto troppo caso, ma questa è magia e consumiamo punti magia. Invece questo non è magia, è un affondo, però ci consuma vita. Vabbè, usiamola, dai. Demolito. Ok, però voi siete a terra, quindi io ho questa 12 colpi. Ok, ah, tutte e due prende. Vai. Ok. Balsamo vegetale, vai, un po' di esperienza, un po' di denaro, va bene. Ok. Eh sì, però devo farci più caso. Che gli attacchi ci tolgono anche vita. Non solo magia. Oh, sta arrivando forse una guardia. Ce n'è una. Ehi, ce n'è una anche qui. Bene, ora che abbiamo espanso la nostra formazione è il momento di provare quella cosa. Quella cosa? È una mossa che ci garantirà un vantaggio in battaglia. Si chiama staffetta. Ma capirete meglio se ve la mostro mentre sistemiamo quest'ombra. Vai. Ma sono... quanti sono? In 4. Ok. Ti faccio vedere io, osserva attentamente. Usa questa opportunità per eseguire una staffetta e passare il turno a qualcun altro. Ora puoi passare a un altro membro del gruppo l'ancora uno ottenuto. Ah. Quando un membro del gruppo viene coinvolto nella staffetta, la potenza d'attacco e la capacità di cura aumentano. Coinvolgendo un altro membro aumenterà anche il suo status. Coinvolgendo nella staffetta tutti e quattro i membri del gruppo, l'ultimo membro può sfruttare un'abilità senza consumare HP o SP. Ah. Coinvolge un altro membro del gruppo premendo R2. Ora colpisce la debolezza del nemico e prova la staffetta. Allora, aspetta. Questo è già a terra. Usiamo il fuoco. Ok. Ok, ho capito, staffetta. Aspetta però. Fammi vedere una cosa. Debole al fulmine. Debole allo sparo. Allora facciamo. Il fulmine che ce l'aveva? Lui mi pare. Fa vedere. Sì, esatto. Quindi faccio staffetta. Ok. Quindi poi uso il fulmine sul bicorno. Ok. Poi però lei c'ha il mitra, colpisce un po' tutti. Insomma. Vabbè, proviamo. Vai. Ok, manca lei. Fammi vedere. Ah, non ho visto le abilità. Fammi vedere. Ah, anche lei c'ha il fuoco. Debole, non è vero? No, debole allo sparo. Quindi andiamo. La prenderò. Ok.
E io direi di andare con l'assalto. Ok. Ottimo. Capito. È utile se... Ok. Un perfetto lavoro di squadra. Sapevo ce l'aveste fatta. Migliorarsi individualmente è importante, ma crescere come squadra lo è altrettanto. Coordinando i nostri sforzi possiamo dominare la battaglia. Le staffette saranno cruciali. Se ci capita di... avere... più nemici con debolezze differenti, sfruttando la staffetta, possiamo indebolirli praticamente tutti, sì, in maniera facile. Ruba balsamo vegetale, ruba tutto. Ok, edificio ovest, continua a indagare. Questa sembrava... ah no. Andiamo su. Aspetta. Qui più su di così non si va. Lì c'è una guardia. Ma è... sta fissa così? Dannazione, ce n'è una anche qui. Ah beh, attacchiamola alle spalle come al solito. Certo, se vuoi farlo in modo tradizionale, ma potremmo aggiungere un pizzico di stile. Vedi quei divanetti lungo il corridoio? Usali per nasconderti e avvicinarti al nemico. Una volta a tiro, salta fuori e strappagli la maschera. Wow, sembra una gran figata. Ehi, non siamo in un film. Joker, con la tua destrezza non dovresti avere problemi, provaci. Sei vicino a un riparo, premi X per nasconderti. Da lì puoi sbirciare in avanti e i nemici non possono trovarti. Se c'è un altro riparo nelle vicinanze, puoi premere X per raggiungerlo all'istante. Inoltre, se a portata di un nemico, puoi attaccarlo da dietro un riparo per tenere un'imboscata assicurata. Profittane per guadagnare un vantaggio, tuttavia sappi che non puoi ripararti su un nemico se un nemico ti sta già inseguendo. Beh, giustamente. Vediamo. Hop. È proprio imboscata, vai. Ecco. Allora, li ho tutti. Esatto, quindi sfruttando... Allora, questa è debole. Ok, faccio così. Chi è? Ok, poi... ok, one more, sì. Giusto. Adesso posso dover analizzarli però tutti. Questo è sempre il fulmine e quello il vento. Ok, il vento ce l'abbiamo noi, il vento. Eh sì, vedi, facciamo così. Ok, poi facciamo staffetta con Ryuji. E facciamo zio al bicorno. Tutti a terra. Io direi che possiamo anche assaltarli tutti. Lei. Cioè lei, ma in realtà li assaltiamo tutti. Ah, tutti morti, visto. Ecco. Molto interessante. 16%. Bene, funziona alla grande. È stato incredibile. Non riescono a individuarci quando siamo nascosti. Beh, se è nascosti. Esatto, se restiamo nascosti, i nemici non ci noteranno nemmeno. E quando ci nascondiamo, possiamo prepararci per tendere un'imboscata. Muovi R per guardarti intorno mentre ti nascondi. Muovendo L potrai cambiare la direzione in cui sei rivolto o spostarti in una posizione vicina. Potrai tendere un'imboscata al nemico, ma anche eseguire diverse azioni, come evitare i nemici e ottenere oggetti dei forzieri. Se hai a disposizione più posti in cui muoverti, puoi usare frecce per scegliere la tua destinazione.
puoi anche usare su per concentrarti sui nemici o giù per concentrarti sui forzieri, vabbè. Ok. Sì, beh, sembra facile. Per il momento... Aspetta, qua cosa c'è? E davanti c'è un'ombra. Qua cosa c'è? È chiusa. Qua è chiusa, quindi... Solo... Ok, solo agli angoli. Cuba mensola. Opla. Aspetta. Oh. Ma viene fino qui? No. Oh, madò. Non mi ha visto. Imboscata. Vai. Pensavo che andava fino in fondo, però... Ok, vabbè, io l'analisi la devo fare sempre perché non mi ricordo. Allora, debole al fuoco. Debole allo sparo, quindi possiamo... cos'è che avevamo noi? Non lo ricordo mai. Diciamo per fare così. Spara, ok. Mammor. Staffetta. Andiamo. Lei aveva il fuoco. Sì. Vai. Usa. Così. Ok. Ancora. Vai. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Beato tasto. Vabbè, non c'è problema, non c'è problema. Allora, possiamo... Tanto tocca sempre a noi, mi sa, perché abbiamo fatto imboscata. Quindi dopo tocca Joker. Eh sì, no, beh, attacchiamo normalmente, dai. Tanto lei... Eh sì, attacchiamo normalmente. Ah no, tocca... Ok, allora ne approfitto. Ok. A terra, direi assalto e tanti saluti. Eh sì, prima anziché premere il triangolo ho finito il nuovo X. Ah, è sopravvissuta la signorina. Allora gli spariamo. Le spariamo. Ecco. Cioè no, basta. Vabbè, assalto. Ok. Un po' di esperienza. Sassetti di livello. Ok. Non valevano niente. Abbassiamo un attimo la cresta, va? Non valeva niente. Alla fine è ancora un tutorial, si può dire. Ruba. Ok. Argenteria, va bene. E qui? Guardate, laggiù c'è qualcosa. Ma le sbarre bloccano il passaggio. A giudicare dalle misure di sicurezza deve essere importante. Deve esserci per forza un modo per entrare e uscire. Joker, credi di poter risolvere il mistero di questa stanza? Sono certo che il tuo spirito di osservazione ci aiuterà a passare. Usando il terzo occhio in un palazzo puoi svelare oggetti nascosti e indizi. Provalo quando non sei sicuro di dove andare. Aspetta, qua dentro non c'è nessuno. Vabbè, è questo chiaramente. Ruba urna, penso. Anche questo si possono tirare forse sti cosi. Vedi. Com'era il terzo occhio? L2. Ah, queste sono le nostre impronte. Sbaglio, no? Vabbè, questa la rubiamo. Ok, pergamena spessa. Qua. Ma non sono nostre. Ah, vanno tirati i cosi giusti. Ok, allora guarda, aspetta. A vedere. Questo. Tira. E poi... questo. Le leve giuste, le avanti.
Oh. Ecco. Oh. Non mi aspettavo altro da te, Joker. Qua c'è solo... Beh, sesto senso qui. Mappa del castello. Ah. Ma che diavolo, tutti questi segni di sicurezza per una vecchia mappa? Sei un caso disperato. Non capisci l'importanza della mappa? Infatti. Cavolo, possiamo... Con questa potremo capire meglio la topografia del palazzo. Per un lato fantasma è fondamentale. Ora trovare la strada sarà una passeggiata. Aspetta. Quindi dici dove si trova il tesoro? Probabilmente sì. Oh, in realtà sembra che questa mappa sia incompleta. Dovrebbero essercene altre parti. Ok, iniziamo a cercare dove possiamo. Probabilmente lungo la strada troveremo un'altra mappa. Ok, quando trovi una mappa, ogni area non ancora raggiunta verrà evidenziata in rosso. Usa L1 e R1 per scorrere diversi piani. Ok. Ok, così. Noi siamo qui. Qui c'è una zona rossa. Ok, va, quanta roba c'è. Ma qua abbiamo visto tutto. Sotterranea abbiamo visto tutto. Manca solo dove siamo noi. 3P. Ah, è qui, 3P. Primo piano, secondo piano, terzo piano. Manca un po' del secondo e il terzo piano. Ok. Quindi, e sono evidenziate anche qui, va bene, va bene. Qui c'è una guardia, però. Ci abbiamo il rilevatore. Oh, merda. Opla. Ok. Vai. Ecco. Vabbè, qui alla fine le persone mi sembrano sempre quelle, più o meno. Jack o' Lantern, la piantina, Pixie, Bicorno. Basta, penso. Penso di sì. Va bene. Comunque, proviamo. Cioè, non so, a ricatturare Pixie, ma non so, livello 2. Questa infatti ce l'abbiamo già. Boh, e catturarne due uguali, ma sì, dai, facciamo un po' di esperienza e basta. Allora, lui era debole al vento e al ghiaccio. Vento, fuoco, ovviamente. Colpi a distanza. E anche alla, anche alla maledizione, non l'avevo visto, la maledizione. Allora, facciamo debole al vento. Così. Ok. Poi aspetta, staffetta. Abbiamo detto, io che non mi ricordo mai. Ah no, colpi dalla distanza. Quindi possiamo fare anche così. Ok. E il fuoco, vero? Sì. Allora, staffetta. Possiamo fare agi. Vai. Ok. Facciamo assalto. Ok, assalto. Tutti morti? Sì. Ok. Perfetto, balsamo vegetale. Ok, zero. Però anche se lo è a zero, vabbè, le guardie ci sono sempre, ovviamente. Shadow hacken. Konosaki kiitsukero yo. Ok. Aspetta. No, stavo sbagliando. Ok. Canta. No.
Cioè, il fatto è che non so neanche se, tipo, che ne so, due jack possono fondersi. Forse sì, però. Va bene, dicevamo. Vento. Appena battuto. Ok. Poi. Vento. Ok. Staffetta. Vabbè che c'è anche scritto, effettivamente debole. Ok. Vai. Ok, gomito di seta. Fide, così si risolvono anche abbastanza in fretta, devo dire, col fatto che attacchi sempre tu. Però devo comunque stare attento, per esempio. Vedi, Ryuji ha un pochino meno vita, perché ha usato una particolare abilità. Poi abbiamo un po' meno SP, un po' per tutti, perché stiamo usando le abilità, ovviamente. 100 HP, fammi vedere giusto per curiosità. Queste sono le medicine, ok. Questo non lo posso usare perché devo essere al sicuro, posti sicuri, vedi? 20% degli SP di tutti gli alleati, questo non è male. Devo pensare anche alla, diciamo, al mana, se vogliamo. Ok, andiamo di qua. Dove sbucchiamo? Ah, qua siamo... Aspetta, nel mensola, ruba. Anche il vaso, ma io rubo tutto. No, sali. Ah, sali? Aspetta. Ah, non posso rubargli la lampada, no. Ok. Qui? Ah, non c'è niente. Sesto senso. Vai, fa vedere i nemici. Vabbè, quelli magari li evitiamo, no? Sarebbe meglio, forse. Qua vado, yeah. Ok. Sbarre di metallo. Altre sbarre? E il meccanismo per aprire dall'altra parte. Cerchiamo un'altra strada. Guardiamo qui attorno. Ci serve qualcosa da usare per andare avanti con l'operazione. Qui attorno. Da tirare. Bisogna tirare lì. Aspetta. Ah, aspetta. Sali. Ah, vedi? In realtà scavalchiamo così praticamente. Ma qui... Aspetta. Salta giù. Mi sa che dobbiamo fare tutto un giro dell'oca. Ok. Op. No. E qua. Ok. Siamo sicuri? Ah, sì, ok, non c'è la mappa, non vedevo. E qua saltiamo giù volendo. Aspetta. Cosa c'è? Vai, cancello del castello. Ah, per uscire. Ok. Salta giù. C'è cosa da rubare? No. No. Ma però c'è un'altra. Ah no, qua c'è una porta però, attenzione. Qua ci sono delle altre sbarre, ma è dall'altra parte. Niente. Aspetta. Qua ci abbiamo un grimaldello noi. Chiuso. Dobbiamo usare un grimaldello, ne abbiamo uno, vuoi aprirlo? Sì. Ci sarà dentro. Vedi, dobbiamo farli i grimaldelli. Armatura della guardia. Aspetta. Equipaggiamento. Imbottitura per spalle. Magari gli diamo i Ryuji. Armatura della guardia.
come un'illusione di uno proprio difesa. Dai. Ok, c'è una safe room qua. Aspetta, qui è. Entra, entra. Oh, una nuova safe room. Ora puoi viaggiare velocemente verso la sala centrale secondo piano. Questa sarà una buona base. Potremmo riprendere da qui infiltrazione. Ah, ecco perché. Quindi tu magari entri nel castello, vai avanti un po', non ti senti sicuro e puoi uscire magari anche e torni nel mondo reale. Capito, capito. Cioè non è che una volta che entri devi stare per forza qui. Consulta. Cosa vuoi fare? Parla ai compagni. Cosa vorresti parlare? Come stiamo andando? Scal, perché sogghigni in quel modo? Oh, scusa, stavo solo pensando a come siamo passati su quei lampadari. Cioè, tutto questo non vi fa sentire dei veri ladri? Sai che manca ancora molto, vero? Ha ragione, anche volendo essere ottimisti, la strada è ancora lunga. Lo so, tranquilli, continuerò a dare fondo a tutte le mie energie. Vuoi parlare di qualcos'altro? Beh, no, continui a esplorare. Ok. Ok, tu vuoi dire qualcosa? Che ne pensi finora? Niente male, vero? Cerco di essere utile quando posso. Oh, sì, sì. Abbiamo... un po'... qui possiamo, volendo, usare questo, praticamente, no? Questa... ah, no, nel dialogo devo usarlo, forse, prima. No, ma per ora ce ne abbiamo ancora più di metà, quindi io salverei e poi... no, proprio se siamo dentro, forse abbiamo pure... finora è andata piuttosto bene.